50% dell'efficacia del freno d'emergenza era compromesso, così uno dei passaggi della perizia del consulente tecnico nominato dalla Procura di Roma per far luce sull'incidente alla scala mobile della stazione Repubblica della metro A, che lo scorso ottobre ha ceduto causando il ferimento di più di 20 tifosi russi nella capitale per la sfida di Champions League. Un'inchiesta che ha portato a 4 misure interdittive a carico di 3 funzionari ATAC e all'amministratore della società Metro Roma. La relazione stabilisce che i 2 freni hanno evidenziato uno scarso e insufficiente livello di efficienza, in quanto erano in grado di offrire una coppia frenante inferiore a quella prevista per frenare la scala in condizioni di massimo carico. Il documento parla anche di scarsa, se non del tutto assente, manutenzione. Nell'ultimo anno non risulterebbe effettuata la prova di efficienza del freno di emergenza, nonostante fosse espressamente prevista. Intanto ATAC ha fatto sapere che la nuova scala mobile della Metro Repubblica sarà attivata a ottobre. Ci vorranno ancora un paio di settimane di lavori, ormai a un anno dall'incidente.